Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Christoph deluso dalla disonestà di Alexandra, Marcus, intanto, guadagna sempre più terreno. La 19ª stagione di Tempesta d'amore, oltre all'amore impossibile tra il medico Leander Salfield e la figlia segreta di Christoph, ovvero Eleni Schwarzbach, vedrà sotto i riflettori anche un triangolo sentimentale che ci appassionerà non poco. Stiamo parlando di quello formato da Alexandra e Marcus Schwarzbach, coniugi ai quali Arian Kallenberg cederà le sue azioni prima di finire in carcere, ed un personaggio da sempre centrale nella trama ed ovvero Christoph. Nei prossimi episodi in onda in Germania, Christoph origlierà una compromettente conversazione tra Alexandra e Marcus. Deluso, proverà a mettere alla prova la donna attraverso una sorta di test, ma il risultato non sarà quello sperato. Ma facciamo un passo indietro. Dovete sapere che quando la rossa Dark Lady sceglierà la carissima amica Alexandra come suo successore per portare a termine la sua vendetta contro il Salfield, mai avrebbe immaginato che la stessa si sarebbe innamorata del suo nemico. Scopriremo che, da giovanissimi, Alexandra e Christoph ebbero una breve ma intensa love story. Essa terminò bruscamente a seguito della decisione dell'albergatore di sposare la ricca ereditiera Xenia. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Christoph mette alla prova Alexandra. In arrivo Julian Sprecht. Christoph, già al corrente di una sconvolgente verità, proverà a testare la lealtà di Alexandra. Purtroppo, incasserà una amara delusione. Intanto a Bichlheim giungerà Julian Sprecht, che verrà assunto come nuovo autista del Fürstenhof. Il giovane, solare e affidabile, viene presentato come l'antagonista del giovane medico Leander Saffeld. Non a caso, si innamorerà perdutamente di Eleni, coprotagonista della 19ª annata insieme al dottore. Quando, dopo tantissimi anni, Alexandra ritornerà nella vita del suo passato amore, capirà di non averlo mai veramente dimenticato e di aver sposato Marcus solo per ripiego. Inoltre, emergerà pian piano anche un'altra forte verità. Eleni non è una Schwarzbach, bensì una Salfield, perché frutto dell'amore tra Alexandra e Christoph. Quando Marcus verrà arrestato dopo che l'antagonista lo denuncerà per alcuni illeciti, Alexandra, validissimo avvocato, le studierà tutte per scagionarlo. Quando l'uomo ritornerà in libertà, fingerà di essere ben disposto a concederle il divorzio, cosa che però non avverrà in quanto, insieme ad Eleni, Marcus ed Alexandra tenteranno di risollevare le sorti delle loro società con un assetto completamente nuovo. Un evento inaspettato sconvolgerà poi ulteriormente la situazione. Vroni, terzogenita di Alexandra, morirà a seguito di un delicatissimo intervento chirurgico. Della sua morte, finirà sotto accusa Leander, in realtà innocente. Ciò porterà la Schwarzbach a riavvicinarsi a suo marito ed a scacciare dalla sua vita Christoph. Il tradimento vero e proprio si consumerà una notte quando, approfittando dell'assenza del Salfield in viaggio con Eleni per motivi di lavoro, Alexandra si abbandonerà completamente alla passione con Marcus. Sconvolta per il proprio comportamento, la donna sarà terrorizzata all'idea di perdere Christoph e pregherà l'ex marito di tacere, rivelandogli di non amarlo. Quando poi il Salfield farà ritorno a casa, la Schwarzbach inizierà a comportarsi in maniera molto strana. E, sopraffatta dai sensi di colpa, avrà la forte tentazione di confessare tutto. E così, mentre sarà sempre più disperata, Marcus inizierà a sperare di poterla riconquistare. Tra i due coniugi, un pomeriggio, si arriverà ad un durissimo confronto, che avrà però un testimone, ed ovvero Christoph. Scioccato da quello che apprenderà, l'albergatore si chiuderà nel proprio dolore. Poi, dopo giorni di silenzio, si recherà dalla sua amata per metterla alla prova. Lei, però, ignorando che sia già al corrente del tradimento, giurerà di non aver fatto niente. Ferito e deluso dalle sue continue bugie, Christoph deciderà di chiudere la frequentazione. Tale scelta, però, non verrà accettata dalla donna che, pronta a tutto pur di riconquistare l'uomo che ama, penserà ad un modo per farsi perdonare. Ci riuscirà? Nel frattempo, Marcus cercherà di sfruttare la frattura avvenuta tra i due a proprio vantaggio. E così vedremo che, in occasione del compleanno di Eleni, verrà organizzata una escursione nel bosco cui prenderà parte anche Christoph. Qui la giovane manifesterà l'intenzione di conoscere i suoi fratellastri, ossia i Salfield. Marcus, infastidito, farà un commento negativo sulla famiglia del rivale, creando un'atmosfera di forte tensione.
rumors, infatti, lasciano trapelare che uno dei due reagirà malissimo. Al momento sappiamo solo che Marcus provocherà Christoph. Quest'ultimo si renderà protagonista di un atto sconsiderato? È tutto da scoprire. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. In arrivo Julian Sprecht, l'antagonista di Leander Salfield. Spazio adesso ai nuovi volti che andranno ad arricchire il cast della stagione numero 19. Come trapelato da alcune fonti tedesche, sta per fare il suo arrivo a Tempesta d'amore un nuovo personaggio maschile, probabilmente destinato a rompere ulteriormente l'equilibrio tra i protagonisti Leander e Delaney. Ultimissime anteprime rivelano che l'attore Tim Boris, che vanta diverse esperienze nel campo della televisione e del teatro, interpreterà Julian Sprecht che, non appena giungerà a Big Lime, resterà subito affascinato da Eleni. Julian, in cerca di lavoro, dimostrerà di essere un ragazzo molto solare. Proveniente da una famiglia molto numerosa e legatissimo ai suoi 5 fratelli, il giovane mostrerà di essere molto abile e preciso. Affidabile e gentile, sul quale riporre piena fiducia, Julian troverà subito lavoro come autista del Fürstenhof e verrà accolto positivamente sia dai suoi clienti che dalle donne del posto per via dei suoi modi di fare premurosi e garbati. Sarà lui, dunque, a rendere di nuovo felice Eleni, attuale protagonista femminile, dopo che la ragazza lascerà Leander perché è ritenuto responsabile della prematura morte di Vroni. Vedremo. Intanto, ulteriori spoiler indicano che sarà Julian a portare Vanessa Sombichler in ospedale quando la giovane entrerà prematuramente in travaglio. In tale circostanza, ne vedremo delle belle in quanto, a causa di un guasto improvviso, l'auto sulla quale viaggeranno rischierà di lasciarli in panne. Dunque, tutto lascia presagire che si tratterà di una corsa rocambolesca e che Julian, per rassicurare la nipote di Alphonse, dovrà improvvisarsi anche meccanico. Per fortuna, dopo momenti di panico, tutto andrà per il verso giusto ed il piccolo Arthur nascerà senza intoppi. Non resta che attendere le nuove news sul personaggio che darà filo da torcere a Leander, non credete? A prestissimo! Gli spoiler di Tempesta d'amore terminano qui, pronti ad emozionarci con nuove vicende. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.